in una sala dell'Auditorium San Nicolò, senza neppure un posto libero, si è svolto il primo convegno del Comitato Esecutivo Locale di Chioggia Sottomarina. Alla presenza di appartenenti a tutte le forze di polizia, si è svolta una giornata sicuramente professionale che riguarda la riforma Cartabia, una giornata rivolta agli operatori delle forze dell'ordine. Ma a nostro avviso, come anche altre situazioni che riguardano la nostra società, dovrebbero essere seguiti con maggiore attenzione anche non solo dagli addetti ai lavori. Il convegno è stato moderato dal giornalista Gianluca Versace, con la partecipazione di relatori di importante spessore, tra cui il sostituto procuratore della Repubblica, dottor Buccini, componente della direzione distrettuale antimafia, l'avvocato Giorgio Carta, esperto in diritto di forze di polizia, l'avvocato dottoressa Elisabetta Aldovrandi, garante per la tutela delle vittime del reato della Regione Lombardia. Purtroppo, per esperienza diretta, abbiamo potuto constatare come l'opinione pubblica, pur sollecitata, a volte rimane quasi totalmente passiva di fronte a decisioni calate dall'alto, che però producono effetti molto impattanti sulla comunità. Un esempio contestuale a questo convegno è stato quando ci chiusero lo storico Tribunale di Chioggia, la cittadella della giustizia, e a parte un pugno di avvocati con le loro segretarie e il consigliere Marco Dolfin, nessun altro aprì minimamente bocca. Al contrario, abbiamo visto come certi cinici hanno saputo sfruttare alla grande l'occasione, tra virgolette, dell'impianto di GPL, coinvolgendo l'opinione pubblica con un'indegna campagna di terrore, coinvolgendo prima l'opinione pubblica e poi di riflesso persino politici e governo. E quindi, sulla base di queste esperienze passate, invitiamo a seguire questo convegno. Trovate il link in descrizione. I relatori, tutti di notevole spessore, hanno spiegato anche con esempi di facile comprensione delle conseguenze che questa riforma porterà non solo per i servizi delle forze di polizia, ma anche per noi cittadini semplici. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.